Sì, una partita dove effettivamente dal primo minuto abbiamo dato proprio la sensazione, poi si è verificato durante il resto della partita, di andare a vincere una partita che effettivamente volevamo vincere, preparata nei minimi particolari come abbiamo preparato questa del Pro Piacenza, e domenica ci aspettiamo la stessa prestazione. Noi il fatto di giocare anche, a volte anche Berrettoni gioca di punta perché magari le caratteristiche degli avversari lo permettono. E il nostro modulo è questo, cambiano a volte gli interpreti, però poi in base a quello che è l'avversario io poi cerco di sfruttare ogni mio giocatore in base proprio alle caratteristiche sia nostre che degli altri. Ma è una squadra che con le grandi si esprime abbastanza bene, e sentendo pure le dichiarazioni del loro allenatore, è una squadra che gli mancano i punti con quelli di pari classifica. E quindi la dice lunga sul fatto che la classifica è bugiarda, prima perché hanno 8 punti di penalizzazione, e quindi quella dal punto di vista regolamentare hanno questa penalizzazione, quindi avrebbero 11 punti. È bugiarda perché secondo le statistiche, secondo quello che loro hanno espresso, di sicuro 4-5 punti gli mancano. L'ho seguito l'anno scorso perché di solito seguo pure i campionati minori, e hanno vinto il campionato bene, dimostrando un buon calcio, ed è un gruppo che viene dai dilettanti, e quindi magari il risultato non viene, però è la loro gestione è una gestione familiare, nel senso di stanno assieme sia dirigenti che tecnici da 4 anni, quindi non gli pesa questo momento negativo di risultati, e quindi proprio per questo non ci fidiamo. Ma sono caratteristiche diverse che hanno l'uno dall'altro, e domenica mattina prendiamo le giuste decisioni come abbiamo fatto fino adesso.